Sì, siamo live. Ecco, siamo live. Perfetto. Boh, c'è stato un errore, quindi se casomai qualcuno è entrato nella diretta di prima, questa qui è quella funzionante, la parte direttamente. Tra l'altro speriamo che si colleghi qualcuno perché abbiamo avuto questo disguido. Allora, stavamo iniziando praticamente introducendo l'argomento, no? Questa è una serie di dirette. Che servono, diciamo, dove trattiamo l'argomento di come creare una mentalità vincente. Quindi abbiamo parlato già di come è importante imparare dal fallimento e vedere il fallimento come un'opportunità, sia per fare chiarezza, sia per crescere, come utilizzare le domande di vario tipo, quelle piacevoli, quelle dolorose, quelle risolutive e anche altre, per trovare una soluzione, trovare le aree dove migliorare, automotivarsi anche. Tutto questo lo trovate negli episodi precedenti sia sul canale YouTube di Mino sia invece sulla pagina Facebook. E in pratica oggi trattiamo la gestione delle emozioni, che è uno dei prossimi episodi che comunque manca ancora, perché poi parliamo di obiettivi anche, no? C'è tutto il programma sempre sulla pagina Facebook. Allora Mino, tu avevi fatto una bellissima introduzione prima, peccato che è andata un po' Mi così, no? La diretta. siete persi sia la bella introduzione alla gestione delle emozioni, sia quando prendevo in giro Matteo, purtroppo è andato tutto perduto. Cercherò di rifarlo durante la diretta. Invece, sulla gestione delle emozioni, torniamo a noi. Abbiamo parlato del fatto di come le emozioni siano importanti nella nostra vita, soprattutto oggi, negli ultimi 10-15 anni, ma anche 20. Effettivamente sono cambiate le abitudini, sono cambiati i modi di fare, sono cambiate una serie di cose che ci portano effettivamente a dedicarci molto meno tempo e quindi a provare delle emozioni sempre più non negative, improduttive, voglio dire. Dopo spiegheremo la differenza. Una serie di emozioni improduttive che se non gestite bene possono portare a delle importanti aree di miglioramento. Infatti sempre più persone soffrono, sempre più persone non riescono a gestire l'ansia, sempre più persone non riescono a gestire la depressione, sempre più persone non riescono a gestire lo stress. Oggi con questa diretta cercheremo di spiegare perché abbiamo queste emozioni, perché non riusciamo a gestirle e naturalmente come farlo. Esatto, grande Mino. Perfetto. Poi è bello che hai iniziato già a parlare di emozioni produttive e improduttive, no? Perché comunque dipende anche da come noi le utilizziamo. Perché partiamo subito dicendo che le emozioni sono dei preziosi alleati, quindi anche la paura, l'ansia, la rabbia possono essere positive comunque. Magari sono delle emozioni che ci fanno provare in un certo senso un dolore, perché non sono piacevoli in questo senso qua, però se orientate verso un miglioramento o comunque un obiettivo particolare, sono molto, molto positive, produttive. Intanto salutiamo Marta. Ciao Marta. Ah, guarda, tra l'altro dice già, è importante gestire le emozioni perché incidono sul nostro modo di vivere. Sì, esatto, è fondamentale. Secondo me, ma in generale, comunque molto, molto fondamentale. Perché, per esempio, comunque inevitabilmente, come abbiamo detto anche in altre dirette, purtroppo gli imprevisti possono succedere sia nella vita, sia a scuola, insomma, nello studio, sia nelle gare, in generale possono succedere, quindi può essere che, non so, c'è un fallimento, una delusione, noi proviamo magari o rabbia, oppure paura per andare avanti, fare ancora, oppure anche l'ansia prima di affrontare la situazione. E quindi automaticamente imparando a gestire e anche ad ascoltare le emozioni. E possiamo trarre un vantaggio, diciamo, a livello più emozionale e anche di crescita fondamentale, molto importante. Infatti, tra l'altro, faccio questo punto: noi parleremo importante non solo della gestione delle emozioni in senso lato, stretto, ma in senso ampio, quindi anche dell'importanza di ascoltarle, di riconoscerle soprattutto, quindi fare della consapevolezza emozionale e poi della vera e propria gestione, quindi anche orientarle verso appunto qualcosa di produttivo, produttivo Esattamente, positivo. verissimo, verissimo. Esatto, che bello, si stanno collegando un po' di persone, sono contento. Abbiamo avuto dei problemi con la diretta di prima comunque, quindi sono contento per questo. Allora, vediamo Mino, potremmo iniziare ovviamente dalla consapevolezza, quindi proprio il fatto di imparare a riconoscere le emozioni. Ti ricordi noi anche che abbiamo fatto il percorso di mentoring con Mauro, lui ci ha fatto lavorare tanto su questo, col diario, no? Vai, fallo un po' tu. Certo, io inizierei da un'altra cosa Ah, invece. vai, dimmi, dimmi. Grande. Partirei proprio dagli albori della civiltà con le emozioni. Sì.
Ci sta. Vorrei specificare qualcosa di molto importante. Le emozioni sono naturali. Le emozioni non sono un problema. Infatti prima mi stavo tradendo da solo perché stavo dicendo chi soffre d'ansia. No, non si soffre d'ansia, perché l'ansia è un'emozione e come tale va gestita. Perché non sono un problema? Perché grazie alle emozioni che noi oggi siamo qui a fare questa diretta. In che senso? Nel senso che i nostri antenati sono sopravvissuti grazie alle emozioni, perché ogni emozione ci rappresenta una determinata cosa. Pensiamo ad esempio alla paura. La paura perché esiste? Esiste per un motivo semplice. Immaginate di essere un uomo primitivo, uscite di casa e vi trovate un orso. Cioè, non per usare un linguaggio volgare, ma se non vi cagate addosso e scappate via, cioè, siete finiti. Cioè, è quello il fatto. Quindi con la paura che cosa succede? Proprio a livello biologico il sangue inizia a fluire nelle gambe, che ci permette di correre via, di correre lontani. E questo è il senso, ad esempio, dell'emozione della paura. Poi anche l'ansia ha il suo messaggio, anche la paura, cioè qualsiasi emozione ha un suo messaggio. Noi è importante che riusciamo a capirlo. E la domanda è, ok, questo a livello ancestrale, ma oggi le emozioni cosa ci servono? Anche oggi sono importanti. Certo, quello che dobbiamo fare è imparare a riconoscerle, perché molto spesso chi soffre, chi ha l'area di miglioramento dell'ansia, chi non riesce a gestire l'ansia, effettivamente il suo corpo percepisce come pericolo ciò che pericolo non è. Ed è qui che entra in gioco la consapevolezza di cui parlava Matteo prima. Andare a riconoscere effettivamente l'emozione, etichettarla, dire ok, questa è ansia, questa è paura, questa è tristezza, perché molto, molto spesso viene tutto accomunato con un'unica emozione. Cioè, molto spesso si prova paura, la chiamiamo ansia o viceversa, quindi è importante etichettarla, perché solo etichettandola capiamo il messaggio e poi possiamo trovare una soluzione. Esatto, ben detto, ben detto. È così, perché per esempio è positivo il fatto di provare paura in quella situazione, perché ci permette di scappare, ad esempio, oppure di affrontare, se siamo in grado di affrontare la situazione. Quindi pensiamo agli uomini primitivi, magari c'è un leone oppure non so un gruppo di lupi, se noi siamo da soli o comunque in poche persone magari non riusciamo ad affrontarlo, la paura ci permette di capire che è un pericolo, di etichettarlo come pericolo, non come una situazione diciamo così semplice, no? E allora scappiamo oppure prendiamo precauzioni, andiamo non so a chiamare i rinforzi a seconda del caso. Questo in senso ampio però possiamo vederlo, perché comunque per esempio anche in situazioni magari di gare, a me viene in mente gare sportive, se una persona prova paura di voler affrontare una gara, ma però non so, magari la gara è tra, mettiamo, una settimana, due settimane, comunque ancora un pochino di tempo per prepararsi al meglio. Quindi è positivo in questo senso, però solo se noi lo trasformiamo, no? Lo vediamo in un'ottica più produttiva e decidiamo di non agganciarsi al dolore dell'emozione, perché comunque la paura, la rabbia sono comunque delle emozioni dolorose, diciamo non piacevoli, e quindi in un certo senso trasformiamo il messaggio, o meglio, prendiamo il messaggio e le trasformiamo le emozioni in qualcosa di utile. Quindi prepararsi al meglio in questo caso per la paura, può essere. Poi dipende dalla situazione. Infatti su questo, visto, aggiungo una piccola cosa. Vai. Effettivamente abbiamo parlato spesso, abbiamo fatto esempi con gli esami universitari. La paura è un nostro grandissimo alleato. Molto spesso mi dicono, sì, ma io non vorrei provare quell'ansia preesame. Sì, ma è grazie a quell'ansia preesame che tre giorni prima ti fai più di metà programma. Sì. Quella è l'idea, altrimenti non lo faresti. Sì, sì. È proprio quella l'idea. Quindi la esatto, paura esatto. Poi qua, per esempio, no, la strada è duplice. O, come hai detto tu, ti prepari al meglio, no? Oppure l'altra alternativa, quale potrebbe essere? Mi aggancio alla paura e non affronto l'esame e rinuncio. E quella è... A volte è una delle peggiori cose da fare, perché possiamo buttare via tanta preparazione oppure un'opportunità per o migliorare o comunque anche superare la cosa. No. Esatto, esatto. Questo è importante. Lì poi iniziano a sorvolare pensieri da una parte e dall'altra. Mi ricordo quando era un mesetto, due fa, ne parlavo proprio con Matteo, perché c'era un esame che dovevo fare, avevo preparato in pochi giorni, sfruttando la leva paura, perché avevo altro da fare, quindi ho lasciato stare l'esame, poi in pochi giorni mi ci sono messo di brutto, e effettivamente avevo inconsciamente paura di fare questo esame.
Però la mente in quei casi vi trova una serie di scuse per farvi rimanere nella vostra zona di comfort. Infatti ne parlavo con Matteo e ho detto sì, ma l'esame è meglio se lo faccio la prossima volta perché qua stavo inventando una serie di cazzate per non fare l'esame. Poi l'ho fatto e ho preso 30, quindi ne è valsa la pena rischiare Sì, in quei casi. assurdo. È assurdo, no? A volte ci può far quasi sabotare, no, la paura. E quindi Esatto. è rischioso, molto rischioso. Intanto salutiamo, ci sono connessi altri. Ciao a tutti. Vedo qualcuno più della tua pagina, perché così a naso mi sembrano più che seguono te. Li vedi solo tu, quindi Ah, c'è Enzo Ciardo, Matteo Padovano, Cristian e Lisa. Ciao. Poi ci sono Giada e Marta. Siamo in pochi, che bello. Poi, ovviamente, se qualcuno vuole fermarci e farci delle domande, ben venga. O adesso o alla fine, quando preferisce, noi siamo sempre aperti a rispondere, ci fa piacere. Allora, dai, adesso entriamo più nel fulcro. Allora, se ti va della consapevolezza, ci sta? certo. Di riconoscere le emozioni, intendiamo, no? Perché, per esempio, c'è il rischio di etichettare, non so, la gratitudine come felicità, oppure, non so, la paura con la rabbia, o l'ansia con la frustrazione, no? Quindi si sbaglia di etichettare. Ovviamente è difficile, ci vuole un po' di allenamento, non diciamo che è immediato, però poi una volta che si impara è semplice. E qual è l'obiettivo poi di imparare? È a capire poi il messaggio, perché una volta che abbiamo identificato l'emozione possiamo capire il messaggio che ci dà l'emozione a cosa ci serve. Perché per esempio la paura veramente ci serve o a... cioè, no? Tu, Mino, forse questo lo sai spiegare meglio di me, l'attacco fusa e la fissità, cioè di fronte alle situazioni. Certo, spiego Vai, io. vai tu. Sempre ritornando a livello ancestrale, ritorniamo, facciamo un viaggio nel passato. Effettivamente abbiamo tre reazioni davanti a un determinato pericolo, quindi proviamo paura, non tutti reagiscono allo stesso modo, potremmo reagire in diversi modi e poi vedremo come questo ancora ci influenza oggi. Immaginiamo, riprendiamo l'orso di prima. Grazie alla paura, comunque, abbiamo l'istinto di fare qualcosa, perché se andassimo ad accarezzarlo non sarebbe ideale. Quindi, come possiamo reagire? La prima reazione è quella della fuga. Come spiegavo prima, il sangue fluisce nelle gambe e noi iniziamo a correre. Ma non sempre è così, perché a volte l'impatto emozionale, la paura è così forte che ci porta alla seconda reazione, la fissità. Ovvero rimaniamo bloccati così e non sappiamo che cosa fare. E lì, se non reagiamo subito, può essere molto grave. La terza fase, che a volte si concatenano anche tutte e tre insieme, è l'attacco. Cioè, in che senso si possono concatenare? Immaginate di scappare, immaginate di vedere l'orso. Prima avete un attimo di fissità, non sapete che fare. Capita, cioè quando ci spaventiamo molto, rimaniamo impalati lì senza fare nulla. Poi scappate via, a un certo punto vi rendete conto che scappare è inutile. Lui ha delle gambe grosse così e un passo vostro, un passo suo sono quanti 10 vostri, quindi vi arriverà. E lì provate l'attacco. L'orso è più grosso di voi, può uccidervi con un solo colpo, ma per sopravvivere provate l'attacco. Quindi le provate tutte. Queste sono le tre reazioni. E voi dite, cosa c'entra con la mia vita? C'entra. Pensate a un litigio. Queste sono le tre reazioni che avete in un litigio. Cioè, chi rimane di stucco così, non sa che dire, e poi dopo dice, caspita, avrei potuto dire questo, avrei voluto, perché in quel momento, cioè, rimane zitto e non sa che fare. Oppure c'è chi ha la reazione di fuggire, quindi cambia discorso, cambia, non parla di altro, fa finta di nulla, comunque elude la situazione. E c'è chi attacca. Quindi appena gli dici ciao, dici ah ciao, ce l'hai con me? E poi Sì, succede il casino, naturalmente edulcorando un po' la situazione. Quindi vero. tutto questo c'è anche nella vita di tutti i giorni. È vero, è verissimo. E questo è importante proprio per capire la reazione, la nostra reazione che possiamo fare, no? Perché in Esatto. questo caso si passa ovviamente alla fase di gestione delle emozioni e lì ci si ferma. Cioè, ha senso attaccare magari in un litigio e creare più problemi? No, magari criticando, oppure no, queste cose non sono positive in un litigio perché mettono sulla difensiva la persona comunque. Quindi Esattamente, probabilmente non porta a qualcosa di buono.
Sì, infatti non porta a nulla di buono, infatti nel 99% dei casi una persona si pente di quello che ha detto quando era in piena fase emozionale. Esatto, Perché la fase sì. emozionale, come la chiamava Mauro la fase emozionale? Non mi ricordo, la chiamava con un nome specifico. Non mi viene in mente adesso. Vabbè, chiamiamola fase Allora. emozionale, c'è questa fase in cui noi siamo, c'entrava emotivo. Vabbè, siamo soggiogati dall'emotività e quindi le azioni che noi facciamo non dipendono più da noi in un certo senso, perché siamo pienamente soggiogati dall'emotività. In quel caso possiamo fare tante azioni di cui ci pentiremo. Quindi in quel momento è come se ci fosse una padella bollente, l'unica cosa da fare è aspettare che si raffreddi un po' e poi razionalmente reagire, perché reagire in quel momento può causare forti, forti danni. Però spiegheremo il come farlo. Esattamente. Poi portiamo un esempio pratico subito di come riconoscere le emozioni, no? Che è la strategia del diario delle emozioni. Che Sì. praticamente consiste nel prendere o su carta, no? Andiamo la carta, lo sapete, oppure su Telegram, insomma, su un blocco note. Quando noi proviamo una determinata emozione o uno stato emozionale, ci fermiamo un attimo e pensiamo: ma che emozioni stavo provando? E poi scrivo, magari, non so, gratitudine, felicità, e poi scriviamo anche l'intensità a fianco. Questo farlo, vabbè, in tutte le situazioni può risultare difficile, però farlo in certi momenti, almeno, non so, 10 volte, 20 volte al giorno, è importante per allenare proprio a riconoscere le emozioni, a capire anche cosa stiamo provando e soprattutto, andando a lungo termine, già dopo un po' di tempo, a capire anche quante emozioni stiamo provando, perché tendenzialmente si possono provare molte più emozioni insieme, non solo una. Magari, non so, faccio un esame, mi va bene, probabilmente uno può provare gratitudine, soddisfazione, felicità, cioè felicità più diciamo gioia. No. Quindi tante emozioni insieme, anche dall'altro lato durante, non so, un litigio, magari non c'è solo la rabbia, ci può essere, non so, frustrazione o rancore o tristezza anche, perché no? E questo è importante per saperle riconoscere, che è la base poi per capire qual è il messaggio delle emozioni. Che Questo bel piacere. Vai, vai. è No, dico, è fondamentale. Sì, stavo solo aggiungendo che anche perché se non le riconosciamo non possiamo risolverle. Cioè, è come se rompessimo una scarpa, se ti compri i pantaloni non risolvi la situazione. Cioè, Esatto. bisogna capire quello che stiamo facendo. Una cosa non funziona per l'altra. Anzi, facendo l'esempio più decente, che questo faceva proprio cagare, se vogliamo aggiustare una presa, ad esempio questa presa è a 3 punte, se prendiamo quella a 2 non risolviamo la situazione perché comunque non è quella adatta. Può aiutare, magari se stringi e spingi magari può funzionare un po', però rischi di spaccare tutto. Esatto, ci vogliono gli strumenti giusti, no? Adatti al caso. Ecco, questo è un esempio molto importante. Questo è un esercizio, scusate, è il diario delle emozioni. Poi è importante, ricordiamo, per capire anche gli stati d'animo. Poi anche perché? Perché in realtà, poi qua, vabbè, può essere più un allenamento più avanzato, possiamo anche imparare a capire anche le emozioni delle altre persone. Magari ci vuole più tempo, poi magari anche studiare il linguaggio del corpo è fondamentale. Però può essere utile perché in certe situazioni, se siamo dei leader, per esempio, non so, nel tuo caso, Mino, imprenditori, no? Che tu sei business coach, o comunque in generale anche nelle squadre, o ma in qualsiasi situazione, in mezzo alle persone, può essere molto utile saper riconoscere sia le proprie che le altre emozioni, per Infatti. capire come adattarci, come reagire. Se abbiamo detto qualcosa che non va, se magari siamo una un leader, è fondamentale saperci adattare in questi casi. Esattamente, perché una volta che si riconoscono le emozioni altrui, si può reagire, se sappiamo controllare le nostre, si può reagire nel modo giusto al momento giusto. E quindi Esatto. migliora i rapporti interpersonali. Migliora i rapporti in azienda, migliora il proprio lavoro, il rapporto con i propri clienti, il rapporto delle proprie vendite e così via. Migliora qualsiasi area della nostra vita. Perché Sì. se noi siamo consapevoli, perché spieghiamolo bene, se noi non siamo consapevoli delle nostre emozioni, faremo le scelte sbagliate nel momento sbagliato. E in Esatto. questo modo deterioriamo quello che stiamo costruendo. Ma questo non basta, perché se noi siamo al momento giusto, al posto giusto, è probabile che chi abbiamo di fronte non sia al posto giusto nel momento giusto.
E quindi bisogna adattarsi a ciò che lui sta facendo. In questo modo abbiamo un'accoppiata vincente che ci può portare ottimi risultati. Esatto. Sì, perché magari possiamo renderci conto che siamo arrabbiati. Se noi ci rendiamo conto che siamo arrabbiati, sappiamo, la rabbia è utile o no in un rapporto interpersonale, in una relazione? Tendenzialmente no, tendenzialmente, poi magari dipende, in certi contesti può essere anche utile, però tendenzialmente può rovinare il rapporto, perché magari si arrabbia anche l'altra persona, non riusciamo a farci capire e così via. E soprattutto anche in campo, per esempio, la gestione delle emozioni è utile magari anche per gli atleti, soprattutto, oppure anche comunque in generale quando noi lavoriamo o studiamo per essere più concentrati, per rendere di più, perché se continuiamo a pensare a, no, a farci prendere dalla paura, dall'ansia, siamo in uno stato completamente improduttivo e quindi comunque la nostra performance e produttività sarà diversa, sarà molto, molto più bassa. Infatti, a questo mi collego, possiamo portare un'altra strategia che comunque abbiamo citato anche in altre dirette, che è quella dell'interruzione di modulo, che serve appunto per rompere il flusso di pensieri o di emozioni improduttive. E adesso salutiamo intanto Gianluca. Ciao Gianluca, nostro collega. Sempre un Grande. Sì, esatto. Poi rispondiamo anche alla domanda di Marta. L'introduzione di modulo in cosa consiste praticamente? Per farla al completo sono due fasi, sarebbero la fase del reset e della rifocalizzazione. Ovvero, noi per interrompere questo modulo, noi stiamo pensando tanto a una cosa, pensiamo, pensiamo, poi magari studiamo, lavoriamo, insomma, ci alleniamo e poi la cosa ci torna in mente e continua a tornarci in mente. Questo è un flusso di pensieri. Oppure dall'altro lato, un'altra situazione in cui usare l'introduzione di modulo è quella del flusso di emozioni improduttive. Quindi, per esempio, non so, ci è andato male. Magari, non so, anzi, facciamo così: è successo qualcosa a un nostro familiare. In quel caso lì, magari noi sappiamo che abbiamo una gara tra 5 minuti, quindi magari possiamo stare vicino a un certo punto, ma poi dobbiamo concentrarci sulla gara o sull'esame. In quel caso, se noi continuiamo a pensarci, a provare emozioni tipo ansia, paura, tristezza, ovviamente può ridurre la nostra performance all'esame, che è comunque una cosa importante, o alla gara. Quindi possiamo interrompere questo modulo grazie a questa tecnica, come pensando a qualcosa di completamente assurdo o divertente. Per esempio, a me piace pensare ai miei modelli di riferimento tipo Leonardo da Vinci, che si mette a scorreggiare, a fare delle pernacchie. In questo modo io mi immagino la scena e mi immagino che lui mi scopre e dice oddio, e io mi metto a ridere, no? E questa cosa mi fa un sacco ridere. Oppure anche un altro esempio è immaginare un tirannosauro con tutto quel muso enorme, no? Che prova a cacciare un dinosauro ma solo usando le zampe, così, no? E cade, si rotola perché non ce la fa, no? Deve usare anche le fauci enormi. O rifarsi il letto, è impossibile che lui si riesca a rifare il letto. Questo è un classico meme, no? E in questo caso noi ridiamo e ridendo proviamo emozioni come gioia, divertimento, che ci fanno proprio resettare, per questo si chiama reset, i nostri pensieri e le nostre emozioni, portandole appunto ad un altro livello più di divertimento, più sereno. E poi c'è la fase secondaria che è importantissima, che è quella si chiama focalizzarsi su quello che è produttivo. Quindi allenarsi, fare, non so, una routine per gara, a seconda del contesto, studiare, ripassare di più, prepararsi, insomma, no? A quello che dobbiamo fare e farlo. In questo modo lo affrontiamo nel migliore dei modi, che è molto Esatto. fondamentale. Questo poi in contesti vari può essere utile comunque anche magari a una riunione, per esempio, se noi continuiamo a pensare delle cose, proviamo emozioni improduttive, possiamo comunque utilizzarla. Alla fine è tutto mentale. Come vedete, una visualizzazione, un pensiero divertente, assurdo, e poi ci focalizziamo su ciò che è importante e utile. Esattamente, se volete proprio ridere, pensate a Matteo che pensa al tirannosauro, stavo ridendo per quello, immagino lui che chiude gli occhi e ride da solo, quindi questo farebbe molto ridere. Esatto, il tirannosauro. Fantastico. Una Volevi cosa che aggiungere? potete fare, una Vai. piccola cosa, una cosa che potete fare è se fate un reset collegato alla situazione, nel senso, se ad esempio... Pensate all'esame, potete sì immaginare Leonardo da Vinci che scorreggia, oppure potete pensare al vostro insegnante, per Bravo. esempio. Perché se voi andate a immaginare la scena che vi fa paura, che vi crea ansia,
e la ridicolizzate, avete un doppio effetto. Non soltanto fate un reset, ma date anche a dare meno importanza a quell'emozione allo stesso tempo. Perché più la ridicolizziamo una determinata situazione, più gli togliamo importanza. Perciò il nostro cervello non continuerà a pensarci, perché dice, beh, non è importante. E pian piano si rifocalizzerà su cose più produttive. Quindi reset in questo modo, e poi ci si rifocalizza su quello che stiamo facendo. Esatto, bravissimo. Infatti in questi contesti un altro esempio è quello di lanciare della vernice colorata in faccia alle persone, per esempio. Può essere strano, però è un'ottima introduzione di modulo contestuale, diciamo, no? Tipo a un professore, ci immaginiamo un attimo, se abbiamo paura, la paura un po' pian piano svanisce. Mi fa ridere ovviamente quello che dice Gianluca, prendere a schiaffi la persona, e ovviamente specifica nella mente. Però sì, è potentissima proprio perché è contestuale. Poi qua abbiamo invece una domanda interessante di Marta. Cosa bisogna fare quando presi dall'ansia proviamo a fare respiri profondi ma non riusciamo a calmarci? Ovviamente durante un'occasione tipo, ecco, sì, anche, questa anche è anche una domanda molto importante perché può capitare spesso di trovarci in queste situazioni. Allora, al di là che comunque la respirazione è fondamentale per imparare a gestire le emozioni, perché comunque fisiologicamente noi ci rilassiamo, quindi portiamo il corpo a essere molto più calmo e sereno, quindi a provare emozioni più di calma. Questo è fondamentale. Se non riusciamo solo con la respirazione, beh, in realtà l'introduzione di modulo si può comunque usare, in questo caso, oppure anche a pensare qualcosa di più piacevole. A me, e io personalmente, a me funziona anche quello. Può essere soggettivo, secondo me, perché penso che l'introduzione di modulo sia più potente. Però, per esempio, tipo io quando faccio il vaccino, a me piace pensare a un gelato bello, buono e mi viene da sorridere, insomma, in quel momento lì. Mi giro, magari, insomma, non guardo, guardo dritto e penso a quello. Però questo, secondo me, è più soggettivo. Tu, non so, Mino, hai altro qualche esempio di qualcosa Allora, per di sincerità, gli aghi mi fanno cagare addosso, quindi quando io ho fatto il vaccino, semplicemente ho pensato, non ho pensato, nel senso ho cercato di rimanere nel qui e ora, perché sapevo che era questione di pochi secondi, quindi in quei secondi sono rimasto senza pensieri, perché il miglior modo per non avere pensieri negativi è rimanere nel qui e ora, quindi rimanere nel momento presente. E in quel modo effettivamente la cosa è passata subito. Proprio domani faccio la seconda dose, però dopo aver fatto la prima, la seconda non ha lo stesso peso emotivo, diciamo. Però può essere un'ottima soluzione. Per la respirazione che diceva Marta, effettivamente se fai il reset, la respirazione si calma. È una cosa quasi automatica, Sì. quindi se ti riviene fai un altro reset, perché il reset serve proprio a distruggere in un certo senso quell'emozione per rifocalizzarti, quindi puoi farla anche più volte. Esatto, poi specifichiamo che nel caso dell'ansia si blocca anche il diaframma, no? Lo stomaco, diciamo, a livello di stomaco. Il diaframma è un muscolo importante e in quel caso lì fare respiri lunghi e profondi può essere anche difficile proprio perché abbiamo il diaframma bloccato. Quindi ci sono delle respirazioni che sono utili nel caso dell'ansia per sbloccare il diaframma, che la respirazione si chiama 3-12-9. No, aspetta. Sì, 3-12-9. Penso di aver detto 3-9-12. Praticamente consiste in tre fasi, no? L'inspirazione, io inspiro, conto 3 secondi. O conto i battiti del cuore anche, posso usare anche i battiti che più o meno sono lì, e poi per 12 secondi cerco di mantenere l'apnea. Poi magari all'inizio può essere difficile, 12, l'importante è farlo magari 9 secondi almeno. E poi per sempre, se possibile, 9 secondi respiro lentamente, espiro, butto fuori l'aria. Questo ovviamente farlo almeno per un minuto, almeno minimo, minimo 30 secondi. Più tempo si fa, meglio è. L'ideale sarebbe proprio 5 minuti per riuscire a proprio sbloccarlo per bene e rilassarci. E questo poi aiuta proprio a respirare di più col diaframma ed è un allenamento importante, in particolare contro l'ansia, perché se noi riusciamo, cioè, se noi non riusciamo a gestire l'ansia, il diaframma si blocca e quindi ovviamente è improduttivo poi anche respirare in modo lungo e profondo perché può non aiutarci a rilassarci. Ecco, Gianluca precisa almeno 20 cicli. Sì, secondo me bisogna farlo tante tante volte. Anche 5-10 minuti per dire. Più si fa, meglio è. E poi come allenamento l'ideale. Però già facendolo in quel momento lì si ottengono dei risultati molto molto importanti. E poi si può usare insieme all'introduzione di modulo e casomai poi anche alla respirazione di per sé più rilassante.
come una meditazione, possiamo anche dire, comunque, svuotando la mente. Quindi questo è importante. Marta, se hai altre domande, dimmi, cioè dici, se non ti abbiamo risposto, facci sapere. Poi invece volevo guardare un attimo gli appunti, però me li ho segnati. Vogliamo un po' Matteo, tanto che guardi gli appunti. Come incidono queste emozioni sul sonno? Dai, che ti ho buttato l'assist che volevi. Che bello, ovviamente. Nell'ultima diretta non ho parlato di sonno, stranamente. Ah, infatti. Quindi dobbiamo recuperare. Allora, le emozioni sul sonno incidono tantissimo, soprattutto l'ansia, soprattutto la rabbia, anche la tristezza. Perché? Allora, perché ovviamente quando noi andiamo a dormire è importante che i nostri pensieri siano in uno stato un po' più calmo, pacato, no? E ovviamente anche le emozioni, perché se noi proviamo ad andare a dormire, ma pensiamo a quello che dobbiamo fare domani mattina, all'esame che abbiamo tra due giorni, al colloquio che è andato male e quindi sono arrabbiato, per esempio, ho perso una gara e continuo a pensarci, non so, a seconda dei contesti, ovviamente non riusciamo a prendere sonno, perché il nostro corpo rimane attivo, la nostra mente è proprio attiva. E comunque non siamo in uno stato completamente rilassato che ci aiuta a coricarci. Perché? Perché comunque per arrivare ad addormentarci sono quattro fasi, diventa 4/5 fasi di sonno, no, di ogni ciclo. Le prime due in particolare sono le fasi di sonno leggero e molto leggero. Se noi continuiamo a pensare, a essere attivi, non riusciamo a rilassarci, perché continuiamo a restare nella fase di veglia. Quindi in questo caso possiamo creare, tra virgolette, insonnia nel senso che stiamo attivi. Questo in poche parole. Poi, facendolo per tanto tempo, in caso di certe problematiche tipo l'ansia, la depressione, la tristezza, possiamo anche creare la depressione. Lì in quel caso ci vuole molto tempo. Però crea difficoltà ad addormentarci, assolutamente sì. Oppure può anche creare, se noi siamo abituati a provare ansia, tristezza, può anche creare dei risvegli notturni, anche questo, assolutamente. Sì, infatti su questo volevo aggiungere quello che la portiamo qui in diretta questa cosa. Quando provavo a fare i miei power nap il pomeriggio, era un periodo in cui avevo delle emozioni molto forti e seppur fossero positive, mentre facevo il power nap avevo sempre dei risvegli improvvisi, come se cadessi, cose del genere. E anche quindi se sono produttive le emozioni, perché erano di forte entusiasmo, forte felicità, però erano talmente forti che non mi permettevano di rilassarmi. Esatto, è quello il punto. Infatti in questo caso la gestione delle emozioni è fondamentale anche per dormire bene, è fondamentale, soprattutto se uno purtroppo è abituato a provare emozioni tipo ansia, paura, perché può creare problematiche. Oppure è importante anche magari tenere un diario, almeno nel piccolo, se uno non riesce a gestire le emozioni, e quindi scrivere i pensieri sul diario aiuta a svuotare la mente e anche a rilassarsi. Però è una strategia che non basta, secondo me. Però può essere utile. L'importante è imparare a interrompere il modulo, gestire le emozioni e rilassarsi in questo contesto. Poi nel mondo del sonno ci sono tante cose a cui bisogna stare attenti per dormire bene, ovviamente. Però non è questa la sede. Nel caso seguite la pagina Facebook o il canale Telegram, lì ne trovate già tanti contenuti. O il blog, anche, insomma. Sì, ragazzi, dobbiamo fermarla, che sennò qui parlo solo di sonno. Poi magari farò delle dirette anche sul sonno, dove mi farete delle domande più avanti, magari vedremo. Allora, abbiamo una domanda da Marta. Grazie intanto per le domande, grazie mille, comunque mi fa piacere. Ma è vero che andiamo ad agire anche sull'ipofisi, di conseguenza aiutiamo il nostro corpo dal punto di vista fisiologico. Ah, questa cosa è interessante. Io sono sincero, non so a livello così profondo, non voglio dire cavolate, quindi non lo so, Marta, però è un ottimo spunto di riflessione. Tu sai Mino? Nel profondo no, cioè so qualcosina, ma non vorrei dire delle stupidaggini, quindi preferisco non aggiungere altro, però penso di sì comunque. Penso che lo aiuti dal punto di vista fisiologico, perché l'ipofisi comunque è una parte molto importante. Però non aggiungo altro perché non sono documentato sul... Infatti, però è interessante. Comunque me la segno questa cosa. Ah, rispondiamo nella prossima diretta, dai. Così infatti, ci sta. Ipofisi, sì, lo segniamo e rispondiamo nella prossima. Perfetto, grazie comunque per la domanda. Vedete, comunque non si sente mai di imparare. Poi, allora, di cosa potremmo... Allora, gestione delle emozioni, abbiamo dato qualche strategia.
Ah, Non parlerò. una cosa importante, dato che pensi, un disclaimer grande così, cioè non si vede neanche la mano per quanto è uscito. Ecco, ce l'ho fatta. Disclaimer grande così. Effettivamente le emozioni cioè, creano delle abitudini. Quindi se vi diamo delle strategie questa sera e voi le applicate oggi, non pensate domani di non provare più queste emozioni che Esatto. provate. Perché se provate ansia in continuazione durante la giornata, servirà altrettanto tempo per provare meno ansia e sostituirla con un'altra emozione, perché si tratta di abitudini. È come se voi vi svegliate, riprendendo sempre il sonno, tutti i giorni a mezzogiorno, non è che da domani decidete di svegliarvi tutte le mattine alle 4 ed è così facile tutto quanto. Naturalmente si tratta di abitudini, serve un tempo sufficientemente lungo con il quale appunto si può migliorare la gestione delle emozioni e quindi provare emozioni più produttive. Esatto, e sottolineo anche con le giuste strategie, perché comunque il tempo sì, ma ci vogliono anche le strategie adatte, migliori, mirate, specifiche, no? Per esempio, tu hai citato il sonno, ci sono strategie per il sonno, per le emozioni. Anche per esempio gestire le emozioni nei rapporti interpersonali ha delle sue strategie, magari alcune sono in comune, ma altre diverse. Quindi Vero. sì, c'è tanto, cioè, bisogna lavorarci su, è normale, insomma, creare nuove abitudini, migliorare proprio, nel Non senso c'è la pillola magica. alto. Esatto, quella mai, praticamente mai. Allora, abbiamo un'altra domanda da Marta, che bello, eccola qua. Alcune patologie derivano dallo stress nonché mancanza di controllo delle emozioni. Allora, io qua apro subito un disclaimer perché comunque noi non siamo psicologi, psicoterapeuti in senso ampio, quindi io per lo specifico non trattiamo patologie, psicopatologie in questo senso, proprio piuttosto è meglio rivolgersi a degli esperti, ovviamente, perché loro approfondiscono queste cose qui. Comunque, una cosa che noi ci possiamo dire, perché comunque questa cosa qui l'abbiamo approfondita, è che in ogni caso le emozioni, più vengono provate, accumulate, creano proprio dei blocchi emozionali. Magari in seguito a traumi, in seguito alla depressione, anche si può creare un blocco a seconda della zona del corpo, e in quel caso lì possono generarsi delle malattie, diciamo. Non, psichiche non lo so, sinceramente. Però patologie tipo, non so, dolori magari al fegato o ad altri posti, sì, a seconda delle emozioni, però per un tempo sufficientemente lungo e ovviamente specifico, ovviamente i medici sono, o magari i medici olistici sono molto più esperti di questo, però su quello che noi abbiamo studiato è così, vero Mino? Comunque abbiamo trattato Esattamente, sì, esattamente, anche perché nelle cose un po' ora così. non entriamo nel dettaglio, ma sicuramente la cattiva gestione delle emozioni porta a dei blocchi all'interno del corpo. Ora, Esatto. un piccolo accenno, poi non approfondiamo perché non è il nostro lavoro, ma il tumore, ad esempio, non è altro che un insieme di cellule, come devo chiamarle, deformate, dicendole in maniera semplice, allora c'è cioè un medico, scusate, non so i termini tecnici, che effettivamente trovano un ambiente per loro produttivo per riprodursi. Quindi cosa significa? Che ognuno di noi ha queste cellule deformate, però riesce ad espellerle. Quando si crea il tumore, effettivamente, quando noi, attraverso la cattiva gestione delle nostre abitudini, delle nostre emozioni, effettivamente creiamo le condizioni in modo che queste cellule si possano riprodurre. Perché nelle condizioni normali, tendenzialmente, sempre usiamo tendenzialmente, non sto dicendo delle verità assolute, non si riproducono queste cellule, quindi non ci sono queste tipologie di problemi. Infatti, il fatto che negli ultimi 20-30 anni siano aumentate le percentuali di tumori, di cancro e tutto quanto, è dovuto anche a questo. Anche a questo. Poi dipende anche dall'inquinamento, fumo e altre cose. Ma questo ha un impatto molto, molto forte. Esatto, no, hai detto bene. E infatti, questo e altri comunque sono quei motivi per cui è importante veramente imparare a gestire le emozioni, ma a gestirle nel senso ampio, quindi a riconoscerle, ascoltarle, e tra poco parleremo anche del messaggio delle emozioni, perché comunque portando avanti quelle molto dolorose e produttive possiamo davvero rovinarci la vita in senso ampio, proprio. Al di là di malattie, stati emozionali dolorosi, rapporti interpersonali, produttività, sonno, come abbiamo visto.
è un discorso molto delicato, è ampio. Molto delicato, infatti, come ha detto Matteo prima, non siamo né psicologi né psicoterapeuti, esatto, quindi qui buttiamo l'informazione, la stessa informazione che potete leggere voi da articoli, controllate che siano ufficiali, da libri di livello, da corsi che abbiamo fatto di livello, però sono informazioni che potete trovare anche voi. Non abbiamo un pezzo di carta che attesta che noi possiamo curare. No, perché noi non curiamo nulla, noi impariamo a gestire, che è completamente diverso. Esatto, infatti specifichiamo, come abbiamo detto, in una situazione particolare, come abbiamo detto, abbiamo parlato di medici, di psicologi, psichiatri, vedete quante figure ci sono comunque, quindi è importante ovviamente andare da quelle specializzate, cioè se uno ha una psicopatologia non va da un mental coach, va da uno psicoterapeuta o insomma a seconda dei casi, no? In generale. Quindi questo è fondamentale, ottimo disclaimer, fondamentale. Comunque, adesso potremmo passare al messaggio delle emozioni, che forse è una delle cose più, che io almeno io ho trovato molto interessante quando ho imparato a informarmi su queste cose qui, e secondo me è anche una figata, sinceramente, perché comunque ci sono certe emozioni che veramente hanno più o meno gli stessi messaggi, a seconda dei contesti possono variare, ma alcuni sono davvero più standard. Poi ce ne sono altri che bisogna interpretare a seconda del contesto, no? Insomma, non è così semplice altri. Infatti. Però è bello, a me non mi piace l'idea. No, infatti, è molto bella l'idea. Iniziare io. Vai. Abbiamo parlato già del messaggio della paura. Un'altra emozione che ho sperimentato in passato è la tristezza. Che la tristezza cosa ci sta dicendo? Ci sta affermando una perdita. La perdita può essere reale o anche immaginaria, nel senso, possiamo aver perso un caro, perché comunque è morto, appunto, abbiamo perso un caro e quindi siamo tristi per quel motivo. Può essere una perdita mentale, nel senso che abbiamo perso un'opportunità, abbiamo perso un lavoro, abbiamo perso una qualsiasi altra cosa, ma a volte il messaggio è molto intrinseco e nascosto, è molto implicito. Ad esempio, qualche mese fa avevo un periodo di tristezza e qual era la perdita? Io non riuscivo a capirla. Infatti con Matteo ne ho parlato spesso, cioè, ma qual è sta perdita? Effettivamente la perdita era che non dedicavo abbastanza tempo a me stesso e non riuscivo ad approcciarmi alla mia spiritualità. E il corpo la vedeva come una perdita. Quindi bisogna sempre contestualizzare, perché un'emozione A non significa B, può significare tante cose, bisogna capire effettivamente dove e perché. Esatto, ben detto. E questo è il punto, è quello che accennavo, che a volte è importantissimo interpretare a seconda del contesto. Cioè, anche qua non è una pillolina, no? Uno comunque può essere bravo, ha studiato, ha imparato a riconoscere le emozioni, a interpretare i messaggi, ma in certi momenti ovviamente può essere più delicato e difficile. E secondo me è anche giusto, perché comunque, sennò che vita sarebbe, comunque non si può sapere tutto, sinceramente, no? È importante. Per esempio, anche il fatto del messaggio delle emozioni, la tristezza, no, ci indica appunto una mancanza, una perdita, a seconda dei momenti, in senso ampio, che noi dobbiamo andare lì a trovare. Ed è interessante, perché comunque, a seconda, noi comunque da mental coach trattiamo la gestione emozionale e mentale, principalmente, poi a seconda dei contesti, magari in azienda, sullo sport, insomma, a seconda del contesto. Ed è interessante perché se noi ci focalizziamo ancora su questa perdita, comunque probabilmente non otterremo, non impareremo qualcosa da quella perdita, no? Cioè, focalizzandoci ancora sul dolore, no? Oppure, come abbiamo parlato nella diretta sulle domande, può accadere magari che continuiamo a farci domande di tipo: perché è successo a me? Ma perché sono così sfortunata? Perché è venuto a mancare? Tutte queste cose qui, che ovviamente sono reazioni automatiche, normali, ci sta, è normalissimo, però portarle avanti magari per settimane, mesi, lì rischia di creare qualcosa, di essere dannosa, proprio una cosa dannosa. Quindi è importante imparare a gestirla. E quindi magari noi stiamo parlando di come creare una mentalità vincente. Una mentalità vincente in quelle situazioni lì ovviamente vive la perdita e tutto, nel senso, non dico di no, però poi magari si concentra più su emozioni di amore o gratitudine collegate ai momenti passati o ai ricordi comunque. Ed è normale, all'inizio potranno comunque creare dolore, perché è una situazione, in questo esempio, delicata. Però portarla avanti solo in senso negativo
è davvero poco utile perché ci facciamo del male, continuiamo, no? Esatto, sì. Su questo mi viene un esempio tratto da un libro, La via del guerriero di pace di Dan Bellissimo. Millman, bellissimo libro, in cui effettivamente Dan, il protagonista, era andato a trovare un amico che aveva un ristorante e questo ristorante era andato a fuoco. E lui ha visto l'amico che si stava disperando a terra, piangeva, giustamente, sforzi di una lunga vita, no? Erano andati in fumo. Il fatto è che si è girato 40 secondi dopo e l'ha visto lì sereno, felice, cioè era molto sereno, si era rialzato, era sereno e tutto quanto. E gli ha detto, scusa, cioè, era il ristorante, ti stavi piangendo fino a 2 secondi fa. E lui gli ha risposto, sì, le emozioni sono naturali, mantenerle però non ha senso. Cioè, ho provato quello che dovevo provare, basta. Certo, questa è una gestione delle emozioni a livello Sì, top. Arrivare a questo livello è fantastico. Però l'idea di fondo è questa, nel senso che abbiamo provato l'emozione, ok, basta, cioè non ci serve più. Elon Musk anche lo diceva. Elon Musk purtroppo anni fa ha perso la figlia, non ricordo i motivi, però ha perso comunque la figlia. E quando gli chiedevano della figlia, lui ha detto: guardate, io ho sofferto il momento, però ora preferisco non pensarci. Certo, mia figlia mi manca, però non trovo nulla di produttivo nel rievocare questo ricordo molto triste della mia vita. Preferisco focalizzarmi su cose più produttive. Anche qui è un esempio molto più forte rispetto al precedente, soprattutto a livello emozionale. Ma l'idea è questa: ci sta a ricordare un caro, perché effettivamente ci hanno dato molto nella vita. È normale che un caro ci possa mancare. Ma magari anche vederlo, ricordarlo con un'emozione più positiva. Io, ad esempio, ho perso un amico qualche anno fa, sì, ormai sono passati 4 anni circa, però effettivamente quando ho il ricordo di lui non ho il ricordo di tristezza, ma ho un ricordo di emozione positiva, nel senso che ricordo i bei momenti che abbiamo passato insieme, tutto quanto. Naturalmente poi dipende anche da qual era la figura, cioè. Ora non voglio banalizzare, ognuno ha un rapporto diverso e poi dipende chi è la persona che stiamo andando a considerare, naturalmente. Esatto. No, infatti il contesto è importante e anche l'intensità, sia nell'ottica più produttiva sia improduttiva. Bisogna stare attenti, ci vuole tempo, sì, e ci vuole comunque in questo caso le strategie giuste, se vogliamo comunque orientare la situazione a qualcosa di produttivo. E adesso abbiamo una domanda di Marta. Io personalmente non ho visto il video di Mauro, so che è uscito, ma quindi non ho ben presente di cosa parla. Tu sai bene a cosa ti riferisce? Si Ho visto riferisce. il video, le dividenze effettive di cui parlava Mauro nel video, c'entra qualcosa con la gestione delle emozioni? Allora, Mauro ha fatto un video sul fatto che vi possono essere delle relazioni abbastanza tossiche che dipendono da una serie di motivi. Questa serie di motivi può essere legata all'autostima della persona, può essere legata alle credenze che ha una persona. Se dipende dalla gestione delle emozioni, in parte, in che senso? Che se una persona tende spesso a provare emozioni come ansia e paura, tenderà magari a rendere più forte questa dipendenza affettiva. Se una persona in passato ha provato tristezza in maniera forte, tenderà a creare più dipendenza affettiva con una determinata persona, perché come spiegava anche Paolo nel video, può capitare, anzi mettilo il link del video se lo trovi, se uno Sì. se lo vuole vedere, c'è un po' di pubblicità. Effettivamente se una persona in passato ha sofferto una determinata situazione, magari inconsciamente cerca di non farla ricapitare. Pensiamo alla gelosia ossessiva. Che cos'è la gelosia ossessiva? È la paura, quindi è un'emozione naturalmente, di perdere la persona che si è di fronte e per evitarla che cosa si fa? Si cerca di stringere questa persona e di in un certo senso controllarla il più possibile. Il fatto è che è controproduttiva perché questa persona non si sentirà libera e non sentendosi libera naturalmente non riuscirà nel lungo termine a mantenere questo tipo di rapporto perché diventa anche pesante per lui, logicamente. Quindi sì, le emozioni c'entrano perché noi siamo emozioni, no, cioè non siamo noi emozioni, nel senso noi siamo molto caratterizzati dalle emozioni. Però
perché stavo dicendo siamo emozioni? In realtà non siamo né emozioni, né quello che pensiamo, né un'altra serie di cose, ma è un argomento che va molto molto oltre il senso di questa diretta qui. Ne parleremo quando parleremo di identità, magari, di questo. Sì, certo. L'identità che si crea. Comunque è un aggancio, no? In questo caso. No? L'aggancio sì. Diventa una dipendenza, quindi sì, è improduttivo di per sé. Allora, adesso poi diamo un attimo qualche messaggio, almeno in generico, delle emozioni. Perché, per esempio, la rabbia, no? La rabbia ci fa capire che c'è un ostacolo in mezzo tra quello che noi vogliamo o volevamo, se è passato, e quello che in realtà è accaduto o successo, no? Questo è un messaggio importante, perché comunque noi possiamo capire qual è l'ostacolo e come anche superarlo, magari per le prossime volte, oppure cosa imparare in quella situazione, e nel senso come potrò evitarlo per le prossime volte, magari, stando più nell'ottica generica. Poi dal contesto può cambiare, però genericamente c'è un ostacolo in mezzo che ci impedisce di ottenere qualcosa. Esatto. Questo è il messaggio. Esattamente. È fondamentale. Infatti, tipo, vai. Sto dicendo, se pensiamo a livello primitivo, quando è che, pensiamo anche alle scimmie, cioè a, quando è che provano rabbia? Effettivamente quando si stanno contendendo una donna, ad esempio, una donna scimmia. L'idea è che combattono fra loro, quindi provano rabbia perché uno sta ostacolando l'altro il proprio obiettivo. Esatto. Sempre. Sì. Ma pure nei rapporti interpersonali anche, no? C'è una persona che non riesce a spiegarsi bene, magari, o l'altro non lo ascolta, non lo capisce, oppure interrompe la persona, può dare fastidio, quindi possiamo provare magari rabbia, noi altri. Vero. C'è l'ostacolo proprio. Che non riusciamo a parlare, non riusciamo a farci capire a seconda del contesto. Quindi questo è importante. La paura, ecco, la paura è interessante perché dipende tanto da se si tratta di paura mentale, quindi una cosa un po' più, oddio, non so se riuscirò, paura di fallire, no? Oppure paura fisica, diciamo, reale, che è quella che avevo accennato già prima, se c'è un leone, un orso, insomma, che ci attacca, può esserci un pericolo. O il branco di lupi, quella è una paura reale. La paura mentale, il messaggio della paura mentale di solito è quello che ci fa capire che noi stiamo dando tanta importanza a quella cosa lì, quindi quell'evento lì o quella cosa qui noi vogliamo è importante, e allora possiamo trasformare la paura, per esempio, in determinazione, in grinta per raggiungere l'obiettivo, oppure anche per capire, ma questo magari può essere difficile se non si è abituati, capire se è veramente la strada che noi vogliamo anche. Però questo non vuol dire rinunciare, vuol dire fare bene chiarezza, magari come abbiamo parlato nella diretta sulle domande, ponendosi domande risolutive e produttive per capire se noi vogliamo davvero quella cosa lì, cosa possiamo fare per realizzarla, per fare di meglio, è una serie di cose. Questo è fondamentale. Vero, vero. Anche perché quando si tratta di obiettivi, almeno a quanto dice Al Herold, si chiama, l'autore, sì, di Miracle Morning, sì, sì. Effettivamente lui che cosa dice? Dagli obiettivi dobbiamo staccare la parte emozionale, perché non è importante raggiungere l'obiettivo in sé, è importante arrivare alla persona, esatto, che prova a raggiungere quel determinato obiettivo. Quindi quel distacco emotivo diventa tutto più semplice, cioè accettando di poter non raggiungere l'obiettivo. Esatto. Perché emozioni improduttive, quando arrivano, quando non accettiamo la situazione presente, per qualche motivo non accettiamo che le cose siano andate così come sono, è lì che nascono le emozioni produttive. Esatto. Poi, per specificare bene quello che hai detto, diventare la persona che sia in grado di realizzare l'obiettivo vuol dire anche crescere proprio, quindi imparare a gestire quelle situazioni, avere una mentalità migliore, strategie diverse, nuove abitudini. Quindi è molto pratico questo ed è fondamentale, davvero fondamentale. Tra l'altro mettiamo in evidenza quello che ha detto Gianluca, parto dalla seconda che è più corta, che è giustissimo, perché noi abbiamo parlato di un ostacolo, l'ostacolo comunque in senso ampio è anche una regola violata. Per esempio, prima ho parlato di interrompere una persona mentre parla, per una persona magari può essere importante il rispetto oppure il parlare senza essere interrotto, in quel caso lì è un esempio banale, ma comunque viene rivelato una nostra regola che sta alla base di un valore, il rispetto,
c'è la violazione da parte dell'altra persona e noi ci sentiamo male, arrabbiati. Vedete? Regola, valore, emozione, dolorosa, rabbia. Ma il messaggio è che ci ricorda che c'è questo qua, questa regola violata. In questo caso, come possiamo vederla in modo più produttivo? Facciamo un passo indietro, magari proviamo a riparlarci, per esempio. Di certo arrabbiarci non è produttivo in questi contesti. La rabbia di solito è utile se ti dà quell'energia che ti permette, non so, di fare di più, di migliorarti, quindi una gara. Magari ho fallito, sono arrabbiato, ma in quel caso lì la puoi trasformare in grinta, in determinazione, in entusiasmo. Nei rapporti interpersonali di solito, almeno per quanto la penso io, è improduttiva, perché può creare danni, no? Esatto. C'è un'altra domanda? Sì. C'è un'altra... considera- la perdita improvvisa di una persona cara, non gestita, è un episodio che può condurre a vivere in contatto, sì, paura dell'abbandono e crea dipendenza, esattamente. Poi qua comunque noi non entriamo troppo, almeno io non entro troppo nell'argomento dipendenza o comunque psicologia, psicopatologia, perché non è il mio argomento, no? Non voglio prendere parte, però comunque di sicuro può aiutare nel male in questo caso, perché comunque possiamo agganciarci all'evento in modo più doloroso e quindi diventa improduttivo, molto negativo, possiamo dire, in termini normali. Vero, vero. Anthony Robbins parlava di alcune esperienze di suoi clienti che effettivamente dopo 30 anni non avevano accettato la perdita di un genitore. E questo effettivamente, che era una persona molto cara, aveva inciso su tutte le scelte che avevano fatto nella vita fino a quel momento. E sentivano appunto questo abbandono. Quando lui effettivamente ha notato questo, ha detto, cioè, ha aiutato con delle strategie pratiche ad accettare che le cose siano andate in quel modo. E accettandole effettivamente hanno ripreso in mano la loro vita. Perché effettivamente con la morte del genitore stavano lasciando andare anche la loro di vita. E non penso che il genitore volesse questo, effettivamente. Certo, certo. No, poi ecco, l'accettazione apre una parentesi enorme, che è un'accettazione comunque, sì, è una strategia avanzata di solito che noi possiamo usare nelle coaching, che è proprio lasciare andare, accettare a livello emozionale la situazione. Però è un argomento molto delicato. Poi adesso siamo in chiusura più o meno, perché passata mi dice quasi un'ora. Infatti se avete, intanto ringraziamo sia Gianluca, Marta, chi è intervenuto, ci ha fatto piacere. Grazie. Se avete ultime domande o insomma delucidazioni, qualsiasi cosa, è il momento adatto, perché sennò poi tra poco chiudiamo. E intanto accenniamo che comunque le prossime volte parleremo di, ovviamente, di come creare obiettivi vincenti, però sottolineiamo che è un argomento molto ampio, quindi tratteremo non tutto quello che sappiamo, no, che trattiamo nelle coach, ma una parte più base, generale, dando anche strategie pratiche comunque, e soprattutto le credenze produttive o improduttive che possono portare al fallimento, quindi, o al successo, diciamo in senso ampio, nel senso di non autosabotarsi, e l'identità, le affermazioni anche che riprogrammano l'inconscio, cose di questo tipo. Esatto. Argomenti. Abbiamo un intervento lungo, vediamo, sì, ok, eccolo qua. La morte è un evento critico familiare che presuppone una serie di compiti di sviluppo da tutti i suoi componenti. Sicuramente se viene influenzata in qualche modo, pur negata o non accettata, esattamente. Sì, sì. È proprio, può creare un trauma, un aggancio in senso ampio, molto improduttivo, mi viene da dire, proprio. Perché esatto. Può creare anche rancore, per esempio, nel tempo, magari. Chi lo sa, dipende dall'avvenimento in sé. Può creare una serie di problematiche. Per questo è importante proprio accettare la situazione e lasciare andare. Proprio accettarla nel senso profondo, non dire, boh, ok, chi se ne frega, mi giro dall'altra parte, no. No, accettare e stare bene in pace, che è difficile a volte, ci vuole tempo ovviamente, ma sì, anche perché comunque il familiare tendenzialmente è la persona con cui si è cresciuti e come tale abbiamo inizialmente creato tutti i nostri valori, la nostra identità e tutto quanto basandoci su quello che abbiamo visto. Pensiamo ad esempio anche al complesso di Edipo, esiste proprio per il fatto che c'è un'affezione particolare alla madre. Quindi se ci colleghiamo a questo capiamo quanto l'impatto può essere forte, ma
come detto prima, l'accettazione e la migliore arma in questo caso. Sì, esatto. Ed è la più potente sia, cioè soprattutto, anzi, nel breve termine. Nel lungo termine, scusate, ho sbagliato. Esatto. Nel lungo termine è fondamentale, perché è proprio quella che ti permette di essere più sereno poi, di accettare proprio, di essere in pace con la situazione, anche seppur triste o dolorosa. Fondamentale. Certo. Perché l'emozione è umana, ripetiamo, cioè è normale soffrire per la perdita di una persona cara, ma appunto è importante gestirla. Anche dopo 10 anni si potrebbe provare tristezza per quella perdita, sì. Ma è importante appunto gestirla, perché una cosa è provarla ogni tanto, quella tristezza, quel ricordo ci può stare, ma se è qualcosa di continuo, un qualcosa di forte, diventa effettivamente improduttivo. Esatto. Muocere molto. Soprattutto se dura, no? Anche se creiamo un flusso, come parlavamo prima, di emozioni, se continua, esatto, a durare minuti, magari anche ora, magari, spero di no, però comunque se dura tanto è altamente improduttivo. E infatti ricordiamo, magari perché si è giunto adesso la live, che prima abbiamo parlato dell'introduzione di modulo, che è importante, una tecnica per lasciare andare questi flussi di pensieri, di emozioni. Esatto, facciamo l'introduzione di modulo perché l'argomento sta diventando un po' tetro. Guardate, esatto, la partenza di Matteo, ragazzi. Avete visto? L'ho dovuta tagliare per fare un cosplay. ci sta. Comunque adesso siamo a un'ora, un'oretta. Io staccherei qui così non andiamo troppo avanti. Vediamo solo, lo faccio comparire così leggi anche tu, Mino, ma quel dolore, se accettato, diventa... Esatto, ti può dare una spinta in più poi, perché bisogna, esatto, imparare a... Io dico sfruttare, ma un termine più bello può essere a trovare un'opportunità della situazione per crescere, oppure rendere meglio, essere migliori in futuro, o comunque gestire meglio una situazione simile, o magari, a seconda del contesto, perché no, anche... Se siamo degli insegnanti, per esempio, se abbiamo un ruolo di guida, di consulente, magari poi essere migliori anche come esempio per altre persone, o anche come genitore, soprattutto, perché no, come è fratello, bello. Insomma, in generale, è importantissimo. Infatti, pensiamo a quante storie di successo ci sono di persone che effettivamente hanno avuto delle forti perdite e da lì hanno costruito la loro vita, quindi... è stato un motore propulsore, per così dire. Quell'evento è stato accettato e reso un punto di forza. Quindi tutto, esatto, può essere trasformato a proprio vantaggio. Sì, ci vuole comunque tempo e anche la giusta mentalità, no? Nel senso che però tutti lo possono fare. Però in quel momento lì bisogna avere la giusta mentalità, questo intendo. Vero. Non agganciarci. Comunque sì, riprendo una cosa veloce che ha detto Gianluca, ovviamente... dipende anche dall'intensità della situazione, perché certe volte per accettare, se noi perdiamo una persona molto cara, ci vuole davvero tanto tempo e comunque potrà sempre far male. Però l'importante non è proprio agganciarsi troppo ripetutamente per creare abitudini emozionali dolorose che magari ci portano ad essere depressi, per esempio. No? Lì diventa troppo improduttivo. Però una perdita ovviamente fa male, cioè si sa, è così. Però dipende come noi l'affrontiamo nel tempo che rimane. C'è un'ultima, vediamo ancora questo, poi magari chiudiamo che siamo un'ora passata. Come dicevi prima, Mino, si dice che la persona è contro producente quando vuole ottenere qualcosa ma non mette in atto in primis azioni che la facciano avvicinare al suo obiettivo. Esatto, sì. Sì. Dipende, no? Vero, vero. A volte per dei blocchi mentali, appunto, cioè, ci autoponiamo dei limiti. Esatto. Le persone dicono non ho raggiunto l'obiettivo perché? Perché c'è questo, c'è quello? No, è perché tu ti sei posto dei limiti, ti sei fermato davanti all'ostacolo. Quindi, questo si collega anche, per esempio, alla paura, all'ansia, no? Diciamo prima. Esatto. Può essere un limite la paura o l'ansia, può essere un limite, non affrontiamo la cosa. E poi ci colleghiamo magari all'argomento che non so se sarà della prossima live o comunque di una delle successive, delle credenze proprio, che sono dei blocchi mentali per antonomasia praticamente, le credenze improduttive, limitanti. Poi questo lo approfondiremo proprio in una diretta ad hoc. Certo. Però pensare di non riuscire a fare una cosa già ci inizia a limitare, proprio dall'interno, il nostro subconscio. E automaticamente con le nostre azioni ci autolimitiamo. Ma questo lo approfondiremo. Esatto, sicuramente lo approfondiremo benissimo. Esatto. Dai, adesso Mino, io direi che possiamo lasciare qui, così un'oretta giusto, 1 ora e 5. Sì.
Intanto grazie a tutti ancora, sia per le domande, per quello che avete detto, è stato bellissimo. E ci vediamo tra 2 settimane, sempre o sul canale di YouTube o sulla pagina Facebook, per una prossima diretta. Mi raccomando, state aggiornati, sulla pagina scriverò l'argomento della prossima diretta, così potete seguire la live e farci le domande, che secondo me è sempre bello e utile. Infatti, bellissimo. Grazie a tutti, grazie a te Matteo e... Figurati. Un abbraccione a tutti. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima.